Ben ritrovati all'Italia che funziona. Cosa significa Paesi BRIC? Con questo acronimo si identificano Brasile, Russia, India e Cina, ovvero le quattro future potenze economiche. Insieme rappresentano il 42% della popolazione mondiale e creeranno flussi turistici enormi. L'Italia risulta essere una fra le mete più ambite grazie ai prodotti di carattere artistico ed enogastronomico, lo shopping, l'alta moda, le città d'arte, il mare ed i siti archeologici. È un'azienda che vanta un fatturato globale di 30 miliardi di dollari. È presente in circa 200 paesi. Vi lavorano 80.000 dipendenti in tutto il mondo, di cui 10.000 ricercatori e 10.000 tecnici. Investe $1 miliardo l'anno in ricerca e sviluppo e ogni giorno nella quotidianità incontriamo almeno 100 prodotti che portano il marchio 3M. Il Post-it è il più famoso, ma la 3M vanta un portafoglio di oltre 75.000 prodotti nei mercati più svariati, dalla salute al consumo all'industria, ed un patrimonio di ben 22.000 brevetti. Nel percorso che ci ha accompagnato negli ultimi 100 anni, quello che l'azienda ha fatto è stato quello di riuscire a trasformare risorse in conoscenza attraverso gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo, e poi questa conoscenza trasformarla ulteriormente con l'innovazione, con i prodotti, con le soluzioni, in quello che sono le risorse necessarie per chiudere un ciclo virtuoso di chiunque voglia fare impresa. Dallo scotch al mini proiettore tascabile, dalla sicurezza sul lavoro ai prodotti per medicazione alle pellicole per i cartelli stradali. Il primo uomo sulla Luna indossava stivali la cui suola era stata realizzata con una delle tecnologie 3M. E incredibili a dirsi, le ali degli aerei sono assemblate con adesivi 3M. Credo che quello che sia stato il valore premiante è quello di aver tenuto l'individuo sempre al centro di qualsiasi nostra attività. Quindi il valore del capitale umano. Il capitale umano che diventa a questo punto è diventato ed è sempre stato e sempre sarà più importante del capitale finanziario, ugualmente necessario, ma che, come è stato dimostrato anche dalle crisi degli ultimi anni, da solo non è in grado di governare lo sviluppo dell'umanità. Ed è proprio il potenziale umano e il know-how acquisito nella sua storia ultracentenaria che rende quotidianamente possibile la creazione di nuovi prodotti, circa 20 a settimana. Un'azienda che pone il capitale umano al centro di tutte le proprie attività è naturale che fondi sulla cultura della sostenibilità la propria attività di innovazione. Per cui noi sono ormai 40 anni che non parliamo più di innovazione, ma parliamo di innovazione sostenibile. Sostenibile non soltanto da un punto di vista ambientale, ma sostenibile a 360 gradi, sostenibile anche dal punto di vista della responsabilità sociale e sostenibile anche da un punto di vista economico-finanziario. E un chiaro esempio di sostenibilità globale e rivoluzione culturale è la stessa sede italiana, concepita non come quartier generale, ma come spazio collaborativo, aperto e trasparente. L'edificio declina la sostenibilità in tutte le sue componenti. Abbiamo la componente ambientale, con un consumo di energia che è la metà di quella che consumavamo nella nostra sede precedente, e di questa metà che consumiamo il 50%, anzi più del 50% oggi, è prodotto autonomamente attraverso un impianto geotermico e attraverso un impianto fotovoltaico. Per quello che riguarda i dipendenti, abbiamo curato sia la loro vicinanza alle fonti di luce naturali. Non esiste un singolo dipendente che ha una postazione a più di 4 metri da una luce naturale. Abbiamo curato l'ingegneria del suono, stando molto attenti all'inquinamento acustico. Abbiamo computerizzato la gestione della luce artificiale anche nelle ore di assenza di luce naturale attraverso una gestione centralizzata di questo servizio. Nel continuo impegno di attrarre investimenti in Italia da parte dei nostri azionisti, abbiamo dovuto operare nei 50 anni di presenza del paese delle scelte molto precise. In termini di produzione abbiamo dovuto muoverci da una produzione di quantità a una produzione di qualità. E quindi da qui è nata l'esigenza di creare dei centri di eccellenza che potessero essere il nucleo per le nostre attività come corporation in tutto il mondo. Un nucleo che prende le sue origini nel paese Italia.
Si distingue la fabbrica di Marcallo, un'eccellenza per le soluzioni nel mercato elettrico con un laboratorio di ricerca e sviluppo certificato e riconosciuto in tutto il mondo. A Grassobbio, dove vengono prodotte tecnologie adesive, sono stati festeggiati 2.500 giorni senza incidenti sul lavoro, mentre il centro design in Italia, che segue Europa, Medio Oriente e Africa, si avvale anche della collaborazione di grandi designer del Made in Italy. Se dovessi dare un consiglio ai giovani, solo tre parole: passione, determinazione e rispetto dei valori propri e dei valori altrui. Una raccomandazione su tutte: evitare le scorciatoie, imparare a costruire il proprio sviluppo futuro, passo dopo passo, sia personale che professionale, imparando a vivere intensamente il presente e proiettandosi verso il futuro, eleggendo i propri sogni e i propri bisogni. E poi un consiglio che vale per tutti: impariamo ad ascoltarci. Il Made in Italy conquista sempre più i paesi emergenti. Ma cosa esportiamo verso i BRIC? Prevalentemente prodotti di meccanica strumentale in Cina ed India, automobili in Brasile, apparecchiature elettriche e di uso domestico in Russia. È il 1964 quando un funzionario del commissariato di Biella, Teresio Rossello, camminando in montagna scopre una sorgente che sgorga a 1050 metri di altitudine. Decide di far analizzare l'acqua, che risulta essere eccezionale per le sue caratteristiche chimico-fisiche e per le sue proprietà organolettiche. Fonda quindi una società a gestione familiare e l'acqua commercializzata viene denominata Lauretana. La caratteristica principale della nostra acqua è la leggerezza. La leggerezza di un'acqua è data dal residuo fisso. Il residuo fisso è quello che rimane dopo aver fatto bollire un litro d'acqua a 180 gradi per un'ora. La nostra acqua è la più leggera d'Europa. La motivazione per cui in questo territorio le acque sono così leggere è data dalla conformazione morfologica di queste montagne. Abbiamo infatti delle rocce non porose che non rilasciano sali minerali sulle acque che ivi vi scorrono. A metà degli anni 60 viene costruito uno stabilimento a circa 850 metri di altitudine nei pressi della fonte e i lavori di ampliamento si susseguono nel corso degli anni. Beh, io ho iniziato nel 70 a fare i lavori per la fonte, chiamato dal mio amico Teresio Rossello, e nel 94 abbiamo iniziato questo scavo qui per la ricerca delle sorgenti per portare giù l'acqua di circa 6 km di tubazione. Qui ci troviamo nel punto di captazione della nostra acqua. Come vedete, siamo in mezzo alla natura, in un ambiente assolutamente incontaminato. Di qui l'acqua, tramite dei condotti in acciaio inossidabile, arriva ai serbatoi di stoccaggio dello stabilimento. L'azienda vive un momento di crisi a metà degli anni 90. Subentrano alla guida Giovanni Vietti come presidente e suo cognato Antonio Pola come amministratore delegato. È soprattutto Domenico Vietti, padre di Giovanni e socio finanziatore, a credere nelle grandi potenzialità dell'azienda e a infondere lo stesso entusiasmo nei suoi familiari. Abbiamo lavorato giorno e notte, sempre, facendo fiere, manifestazioni in Italia, poi all'estero. Ci siamo veramente buttati a capofitto. Ci abbiamo creduto e a distanza di poco tempo ci siamo resi conto che il nostro sacrificio, il nostro impegno ci aveva portato dei risultati dei quali ne eravamo quasi consapevoli dall'inizio. La scelta di una comunicazione mirata, totalmente incentrata su dati scientifici e su campagne informative, trova forti consensi nei paesi tradizionalmente e culturalmente più salutisti. Le soddisfazioni nel lavoro fatto sono arrivate quasi subito, ma la più grossa soddisfazione è stata quando 4 anni dopo registravamo di aver quintuplicato il fatturato della nostra attività. Quella è stata una grossa soddisfazione perché eravamo consapevoli di avere imbroccato e scelto la strada migliore, oltre che giusta, per la nostra azienda. Altro tassello importante nelle scelte strategiche dell'azienda è l'attenzione verso il design affidato a Pininfarina, il quale progetta una bottiglia che è espressione concreta di essenzialità, tecnica ed eleganza e che diventa un cult nella ristorazione di tutto il mondo. Mi dicono che molti consumatori, finito il pranzo, si portano a casa la bottiglia, talmente bella.
Anche lo sport diventa un importante strumento di comunicazione. Scegliere di sponsorizzare una squadra e un atleta, inoltre, significa sostenere il talento e le potenzialità del proprio territorio. Se dovessi fare un bilancio di questi anni, è un bilancio certamente positivo. Nonostante le difficoltà, i momenti di sconforto, i momenti di crisi. Però, come dicevo, è un bilancio positivo in quanto mi piace fare quello che faccio e non nego che anche mi diverte. Non è necessario iniziare a lavorare facendo l'amministratore delegato. Io ho iniziato facendo il commesso in una libreria tantissimi anni fa. Ho sempre lavorato con impegno. Come diceva Fanfani una volta, se lui fosse stato uno spazzino sarebbe stato lo spazzino numero uno in Italia, perché qualsiasi attività deve essere presa con impegno, con voglia e con sacrificio. Poi i successi arrivano, se uno è capace e ha anche un po' di fortuna, non dobbiamo negarlo, anche quella serve, i successi arrivano inevitabilmente. Non bisogna mai mollare. Dovrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera ogni ostacolo finché non raggiunge il mare. Ci vediamo la prossima settimana all'Italia che funziona. Occhi aperti verso il futuro e verso i nuovi mercati emergenti. Muovete gli ingranaggi.